Tra presente e futuro, il percorso verso l'auto a emissioni zero è una realtà sottoposta oggi ad una forte accelerazione. H2 Roma, grazie all'esclusivo rapporto con il mondo della ricerca, dell'industria e delle istituzioni, anticipa le tecnologie che verranno, le soluzioni più avanzate per ridurre l'impatto ambientale delle vetture. Si parla di nuove tecnologie che rispettino l'ambiente. Si può veramente consumare meno e rispettare l'ecosistema? Ma sicuramente sì, se no non avrebbe senso neanche H2 Roma e non avrebbero senso i nostri studi, le nostre ricerche. Oggi direi che è evidente che si può avere una qualità della vita non solo paragonabile, ma uguale o migliore di quella che abbiamo oggi, però con tecnologie che ci permettano di consumare molto meno e di emettere molto meno. In che percentuale queste nuove tecnologie sono già presenti sul mercato? Ma guardi, sul mercato cominciano ad arrivare e già presenti dal punto di vista invece delle vendite sono percentuali irrisorie. In realtà l'auto elettrica, l'auto idrogeno arriverà fra qualche anno, l'auto elettrica che arriverà praticamente l'anno prossimo, cioè nel 2011, sarà comunque relegata a un ruolo da dimostrazione di mercato. Si parla di centinaia di pezzi su un mercato anno italiano che vale all'incirca 2 milioni di pezzi. Al Salone delle Fontane siamo andati a toccare con mano i nuovi orizzonti dell'energia e della mobilità sostenibile. E siamo qui sulla tanto attesa Chevrolet Volt, una macchina che è già in commercio negli USA e che purtroppo noi vedremo soltanto nel 2012. E pensate un po', è una macchina che si nutre di energia elettrica e quindi le nuove tecnologie ecoambientali qui sono applicate al massimo. Il motore di combustione dà soltanto un aiuto all'energia a diffondersi e che dire, sicuramente sarà una delle prime macchine che acquisteremo noi come nuova generazione. Cittadini e turisti, esperti ed appassionati, hanno sentito la voce dell'auto che parla del suo futuro. Continua il nostro viaggio ad H2 Roma e siamo qui sopra questo modellino che una macchina volante non è, e ci chiediamo che cos'è. È un prototipo di autovettura dove si possono testare varie tecnologie. Quindi in realtà abbiamo quattro motori elettrici dentro le ruote, poi abbiamo un generatore elettrico come range extender, e quindi questo rappresenta l'evoluzione di tutti i possibili veicoli che vanno sempre di più verso un'elettrificazione dell'auto, fino ad arrivare addirittura alla guida drive by wire. Cioè una guida addirittura qui è wireless, si chiama HOST, che vuol dire Human Oriented Sustainable Transport Mean, cioè il sistema è una tipologia, una filosofia di mezzi di trasporto sostenibili. H2 Roma e dopo una mattinata di tutta teoria adesso andiamo alla pratica. Siamo qui pronti per provare questa macchina e vedere come le tecnologie ecosostenibili ci vengono incontro. La visione del futuro declinata con la consapevolezza dall'oggi.